sto cercando di trasmettere un qualcosa al mondo reale, perché più che girare il mondo sto vivendo il mondo. Ho visto l'Italia un pochettino in disastro, sto vedendo le cose perché vivendo il mondo e girando, parlando con diverse persone, sto cercando di capire cos'è l'Italia. Siracusa hai fatto tutta, sei risalito e sei arrivato a Rovereto in piano, Io ho no? fatto tutte le Calabrie, e poi sono passato da Roma perché volevo passare le varie ambasciate, per cercare di capire perché devo fare, adesso devo fare Slovenia, poi devo andare in Turchia, Iran, Pakistan, India, voglio salire sul Monte Everest, dal Monte Everest voglio andare sulle Filippine, poi prendere la nave, per andare in Australia, dall'Australia fino a Melbourne, saranno altri 6.000 km, poi voglio andare in In America. bicicletta e nave, Sì, ovviamente. bicicletta fino a Sydney, fino a Melbourne, sono 40.000 km. Dopodiché ci sono altri 30.000 da fare in America. E dopodiché scendere in Africa. C'ho una missione anche perché sto facendo anche una raccolta fondi per i bambini del Madagascar. Fino adesso ho raccolto circa dai 30-40 mila euro per fare delle scuole e anche qualche per fare degli ospedali. Io capisco tutto, Matteo. Sei sposato? Sì, sono sposato, ho 4 figli Appunto, e. cosa dice tua moglie? Cioè, tutto questo comporta un tempo, no? Di permanenza all'estero. Sì, tutto questo comporta circa 4 anni, per girare il mondo. Cioè, in 4 anni tu non vedrai né tua moglie né i tuoi figli. Sì, in 4 anni vedrò. Attenzione, io non dormo, stavolta sono stato fortunato perché sono stato alloggiato da un amico, ma la maggior parte con questa temperatura qua, e se vedete qua le montagne dove la neve, io non dormo in albergo, dormo fuori. Sto cercando di capire la storia degli nostri antenati per capire come facevano loro. Sto scrivendo anche un bel libro Racconti dove. le tue avventure, Sì, insomma. la mia Un avventura. tuo diario di bordo, dai. Ma il mio diario di bordo è oltretutto fare capire cos'è un italiano, cos'è capace di fare un italiano. Quando è che ripartirai? Io ripartirò domani mattina, andrò a prendere il carrello, dopodiché l'itinerario sarà a Gorizia oppure Treviso. Poi Slovenia fino ad arrivare a Rijeka e poi da lì voglio andare a Međugorje perché anche questo qua è un cammino oltre di sarà anche un cammino di Ti fede. conviene andare a Gorizia direttamente, passare per Treviso è un po' lunga, eh? Vai su a Gorizia, da Gorizia è il confine e poi Sì, Trieste. Trieste e poi andare in Slovenia e voglio passare da Međugorje che è una meta particolare e poi andare fino in India a Calcutta che è la mia meta preferita.